brano allegro, sono delle canzoni che magari conoscete perché alcune sono anche diventate un pochettino un repertorio da bambini, altre magari le avete sentite cantare dalle vostre mamme o meglio ancora dalle vostre nonne. Sono canzoni che si sentivano tanti tanti anni fa alla radio. Sono tre brani, uno in fila all'altro, il titolo è Maramao Multifidato. Buon ascolto! Solitamente più si accorge lo strumento più il suono sarà andrà sulla cintura.
Allora, sentiamo di più di suono, come funziona innanzitutto, vedete, è semplicemente un buco, un foro, per soffiarci direttamente dentro. Si chiama strumento in boccatura libera, se vogliamo andare a funziona soffiandoci come voi soffiate da. Avete messo la nella bottiglia, ecco la stessa cosa. Il flauto. Contralto,
trovate mi bemolle e quello che abbiamo di quelli che abbiamo qua è il più acuto. Ascoltiamo un attimo cosa ci propone Dario, fate sentire che suono ha il sesto tratto. Più piccolo della tromba, che è il trombino, c'è una tromba piccola in realtà.
simile alla tromba, vuol dire che è uno strumento che è simile alla tromba, ma che ha la sua importanza. Secondo voi la tromba questa sembra, famiglia? No, è un pingorno sopra. Invece di avere il carneggio cilindrico completamente dritto, è esattamente conico. Questo cambia il suono, non in senso, non è più grave, è più scuro. Sentiamo il suono del sarrecchio. Claudio, ti puoi sentire? Claudio.
la base potente che dà al suono. Inizio con il metronomo. Passiamo alle percussioni. Le percussioni sono la parte più colorita della banda, sicuramente. Si dividono in due grandi famiglie. Le percussioni a suono determinato, cioè sono percussioni che però eseguono delle note precise. Do, re, mi, fa, sol, do diesis, re, mi, quello che c'è da fare. Il primo più acuto l'abbiamo visto prima, il metallofono, glockenspiel, si è Grazie.
Al comando, è una regola di vita. Non serve solo.